Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi sono qui per accontentare la richiesta di una mia iscritta, il cui nick è Andrea Simo Bogdan, se non sbaglio. Comunque lascio qui il nick in una nuvoletta se per caso ho sbagliato a pronunciarlo. Comunque una mia iscritta carinissima che mi ha richiesto di fare un video sul indispensabile da portare in borsa e poi mi ha richiesto anche cosa portare nella pochette dei trucchi. Io non ho capito bene se comunque una pochette dei trucchi da tenere con sé oppure da portare in viaggio oppure da portare dietro in caso di ritocchi. Comunque io volevo racchiudere in questo video entrambe le richieste e quindi volevo diciamo mostrare ciò che porto io in borsa, ciò che io ritengo essere l'indispensabile, perché io porto sempre con me dietro tantissima roba. L'indispensabile per me è davvero tutto, però comunque ho cercato di concentrare il tutto in pochi prodotti. Però io ho sempre dietro borse enormi perché ci ficco dentro tutto, perché secondo me tutto può essere utile in qualsiasi periodo, in qualsiasi situazione. E quindi ho deciso di fare questo video anche per mettere alla prova me stessa e portare con me dietro davvero l'indispensabile. Questa qui è la borsa che sto utilizzando in questo ultimo periodo, borsa semplicissima, che ha davvero tantissimi anni. Comunque sto utilizzando questa nell'ultimo periodo. E cose secondo me indispensabili da portare dietro sono queste. Allora, il cellulare, sicuramente il cellulare, il suo portacellulare è indispensabile da portare dietro. Poi le chiavi di casa sono secondo me indispensabili a qualsiasi età. Poi altra cosa, un pacchettino di fazzoletti, sempre indispensabile. Poi il portafogli con all'interno dei soldi, documenti, le tessere, ciò che avete all'interno. Comunque il portafogli è sempre indispensabile. Poi io porto sempre con me, almeno per me sono indispensabili, gli occhiali da sole perché io soffro molto di lacrimazione agli occhi, soprattutto durante il giorno con i raggi del sole. Ho gli occhi fotosensibili che appunto sono molto sensibili ai raggi del sole, quindi per me gli occhiali da sole sono davvero indispensabili. Poi delle salviettine imbevute, nel caso appunto possano servire. E poi ultima cosetta è una pochettina. Allora, all'interno di questa pochettina puoi portare con te anche dei trucchi per fare dei ritocchi. Allora, ciò che può servire per fare dei ritocchi non sono mascara o fondotinta in giro, ma io ti consiglio semplicemente di portare un correttore nel caso appunto qualche imperfezione esca fuori, quindi un semplice correttore. Poi una matita del colore che hai indossato quella giornata, quindi una matita occhi nera, verde, blu, del colore che hai indossato quella giornata, un burro cacao per idratare le labbra oppure un gloss o un rossetto. E secondo me queste sono le cose più importanti perché in realtà il mascara non c'è bisogno di essere ritoccato, gli ombrettini più che altro stanno lì se si usa un buon primer al di sotto, il fondotinta non credo, una cipria nel caso oppure quelle che ho io nella mia pochettina d'emergenza sono le salviettine assorbisebo. Queste qui ho queste di Essence che possono essere utili se hai una pelle grassa che si lucida molto in fretta durante il giorno, quindi queste per me sono indispensabili. Io ogni tanto appunto prendo una salviettina e vado ad opacizzare il viso. Quindi secondo me queste sono le cose da portare perché in realtà il blush non è che si mette in giro, solo ti ho detto un po' di correttore, una matita e un prodotto labbra. Oppure se devi proprio rifare il trucco devi iniziare da zero, quindi dalla base con una crema, un fondotinta, una cipria, un blush, un mascara, una matita occhi e un rossettino, quindi cose del genere. Quindi io nella mia pochette d'emergenza di solito ci metto queste cose per il make-up, per fare i ritocchini. Poi ti ho detto salviettine assorbisebo. Poi porto una penna, sempre utile, nel caso, debba appuntarmi qualcosa. Uno specchietto per verificare se la situazione è tutto a posto.
una spazzola di queste qui pieghevoli, all'interno c'è un cerotto sempre d'emergenza, questo è il mio kit di emergenza, una spazzola con relativo specchietto, quindi in realtà lo specchio sarebbe anche superfluo nel caso c'è questo qui della spazzola, e poi porto delle gomme da masticare nel caso possano servirmi, e qui appunto ho il mio burro cacao da borsetta, che è questo qui della Sien al Pompelmorosa. E poi all'interno qui ho un elastico per capelli, sempre utile. E poi ci sono cose femminili che tra noi donne capiamo cosa intendo. E niente, quindi questo è il mio kit di emergenza da portare nella borsa, diciamo tutto l'indispensabile, quindi niente di che. Io porterei molto altro, tipo, non so, una bottiglia d'acqua, io di solito nella mia borsa ho quelle bustine pieghevoli che sono sempre utili in caso di acquisti improvvisi. Poi non so, un mini deodorante da spruzzare in caso di emergenza. Comunque queste non sono cose proprio indispensabili. Le cose indispensabili sono il cellulare, un pacchetto di fazzoletti, il portafogli, le chiavi di casa, poi nel caso nel cattivo tempo un ombrello sempre da tenere in borsa. Poi se appunto non riuscite a resistere al sole, occhiali da sole, salviettine e poi il kit della pochettina, che può essere indispensabile per alcune e superfluo per altre. E niente, cara Andrea, Simo, Bogdan, questo è l'indispensabile che io porterei in borsa. Fammi sapere se il video è stato utile. E niente ragazze, spero che il video in parte sia stato utile anche a voi. Fatemi sapere cosa è indispensabile per voi da portare in borsa e se ritenete che ciò che ho mostrato io è superfluo o meno. E niente ragazze, io vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!